Roberto Dinari, candidato al Consiglio regionale, si vota tra pochi giorni. Nei giorni scorsi ha visto e ringraziato Berlusconi, adesso ha chiesto di fare lo stesso con Bertolaso. Perché vanno ringraziati? Sì, sono persone che lo meritano insieme ai migliaia di volontari che sono venuti, insieme a tutte le forze dell'ordine che ci hanno venuto ad aiutare, tutte quelle persone che hanno lavorato in silenzio per la nostra città. E quindi la città, L'Aquila, sa dire grazie, e non dimentichiamoci mai che L'Aquila è la città capoluogo di regione e quindi non si può inginocchiare davanti a nessuno, deve però saper dire grazie a chi ci ha dato una mano nel momento del bisogno. La nuova regione, quella che si insedierà lunedì, cosa deve fare per L'Aquila subito? Subito deve affrontare il problema della restituzione delle tasse delle imprese. Noi abbiamo tantissime imprese che vivono nell'incertezza e questo crea un freno per la nostra città, un freno che poi si ripercuote anche nel mondo del lavoro, e quindi questo è uno dei problemi che bisogna affrontare subito e con serietà e con capacità, e non bisogna rimandare questi problemi perché sono problemi essenziali per la nostra città. Candidato presidente del centrosinistra, proprio nei giorni scorsi ha presentato un pacchetto lavoro per i giovani. Centrodestra come reagisce? Fa altrettanto? Sì, qua bisogna dividere, bisogna capire, perché di questi periodi si fanno delle promesse elettorali, promesse che praticamente poi svaniscono il giorno dopo delle elezioni. Bisogna guardare quello che la gente e le persone che si sono candidate hanno fatto nel passato, perché soltanto capendo il passato si può capire quello che faranno queste persone in futuro. Allora la gente, quando cominciano a preparare pacchetti, non pacchetti, eccetera eccetera, io li invito tutti quanti, e soprattutto gli aquilani, a guardare quello che hanno fatto in passato, perché guardando il passato si può capire il futuro, altrimenti questo non sarà possibile. L'Aquila, lo si dice sempre, è capoluogo, in effetti lo è, c'è stata una proposta di legge per ribadire questo concetto, ma la nuova regione, c'è chi ha proposto ad esempio il ritorno all'Aquila degli uffici di alcuni assessorati che sono storicamente a Pescara, ma come altro deve rafforzare questo ruolo? Ma bisogna far capire, soprattutto alle città vicine, che L'Aquila è la città capoluogo, bisogna farglielo capire, e capire in tutti i modi. Non bisogna far prima mandare via gli uffici, la gente di qua e di là, e poi cercare di riportarla in città. Noi dobbiamo evitare prima di tutto questa emorragia, dopodiché si cercherà di far capire a tutti, e con i modi dovuti, che la città capoluogo è L'Aquila e non altre. Dopo il lavoro e dopo le tasse, lo abbiamo detto, la priorità delle priorità, per chiudere, qual è? La priorità delle priorità è incentivare soprattutto il lavoro, il turismo che deve essere fatto non come è stato fatto oggi, che si parla, si dice, però non si fa mai nulla. Bisogna affrontare i problemi con serietà e non rimandarli. Con serietà significa una cosa, che i problemi devono essere affrontati e risolti nel breve tempo possibile, e quindi non rimandarli alle calende greche, e quindi cercare di che qualcuno li risolva per noi. Se non li risolviamo noi i problemi, non li risolve nessuno, quindi mandiamoci delle persone capaci e soprattutto coerenti con se stessi e con la città.